non male come benvenuto. Se volete imparare tutti i numeri in francese, prendete un tram qui a Ginevra e sarà facile. Mi sono ripreso, ho dormito un pochino, adesso sono pronto a esplorare la città. Ho pranzato con il mio amico Benedict e ho provato subito il primo caffè della giornata, che costa praticamente più il trasporto dall'aeroporto al centro della città, più o meno 4 franchi, quindi 3,80 euro per un caffè, che forse sarà il primo e l'ultimo della vacanza. Adesso andiamo a vedere una delle cose più iconiche di Ginevra, cioè il getto d'acqua, jet d'eau. Allora, il getto d'acqua che si vede ancora alle mie spalle è molto molto scenico e carino, ma secondo me ancora più carino è prendere questi pedalò o barchette e farsi un giro sul laghetto, anche perché il colore dell'acqua non è per niente male. Appena arrivato alla cattedrale, dopo una piccola salitina, e adesso vediamo se riesco a salire sopra. Ok, qui si sale, diventa tutto più stretto e tra poco le gambe cominciano a tremare. Qui, se avete paura dei vertigini, io ho molta paura. Il primo livello va benissimo, c'è un parapetto molto molto sicuro, quindi vi consentirà di ammirare con tutta tranquillità il panorama. Vediamo se al piano di sopra pure sarà così. Siamo arrivati anche all'ultimo piano e devo dire che non fa paura, e quindi sfida dell'altezza sulla cattedrale di Ginevra superata. So we call it the city of Karma because he had a big importance here. Go on. That's it. Yeah. Faccio vedere una cosa abbastanza tecnologica di Ginevra, che mi sembra molto molto semplice da fare e si potrebbe fare in tutte le fontanelle di Roma, per esempio. Niente, spingi il tastino e non esce niente. Ok, è rotta, ma in teoria dovrebbe uscire l'acqua da quel tasto, ne ho provata una prima e funzionava. Il mio viaggio a Ginevra è terminato e le cose più interessanti di questa avventura sono state praticamente quelle che mi ha raccontato il mio amico. Per esempio, mi ha detto che c'era una regola nelle case, che la domenica non si può fare il bucato, oppure un'altra regola assurda è che non si può tirare lo sciacquone dopo le 10 di sera tutti i giorni. Ma la cosa strana anche è che tutti gli uomini a 18 anni sono obbligati a fare il militare. Questi militari a casa hanno tutti un fucile e ogni tot devono andare al poligono a sparare, se no vengono multati. Così vicino all'Italia pure sembra un altro mondo, soprattutto sul fatto che ci sia la leva militare obbligatoria. Per il resto, secondo me Ginevra può essere un buon punto di partenza per andare a visitare la Svizzera, godersi la natura, godersi le passeggiate, godersi il lago e le montagne e le Alpi vicine. E soprattutto, se prendete per caso il treno da Berna a Ginevra, mi raccomando di guardare fuori dal finestrino, perché ci sarà a un certo punto una delle viste in treno più belle che possiate mai vedere. Tra le cose che potete fare vicino a Ginevra c'è sicuramente Chamonix. Prendete un autobus che ci mette 1 ora e un quarto dalla stazione principale, andrete a Chamonix, alle pendici del Monte Bianco, panorama incredibile, e ci sono anche le terme. In giornata si va tranquillamente, quindi secondo me vale assolutamente la pena, è bellissimo. Che dire, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo piccolo vlog, ci vediamo al prossimo, non vedo l'ora di farlo, ciao!